Ciao a tutti, siamo alunni della classe terza della secondaria di primo grado Aldo Moro di San Rocco al Porto, che fa parte dell'istituto comprensivo di Somaglia, di cui dirigente è dottoressa Carmela Tedesi. Vogliamo presentarvi la nostra scuola, in cui abbiamo trascorso giornate piacevoli ed interessanti, ma anche momenti di difficoltà che abbiamo cercato di superare mettendoci la tuta con l'aiuto dei nostri insegnanti. Vi portiamo virtualmente nei locali della nostra scuola, illustrando le attività che si svolgono. Partiamo! Abbiamo a disposizione un cortile dove fare attività fisica e intervallo quando c'è bel tempo. Si intravede la mensa, dove fino a 2 anni fa consumavamo il pranzo, nei giorni di lunedì e mercoledì, perché l'orario scolastico era prolungato nel pomeriggio. Quest'anno invece la mensa è sospesa per la situazione Covid che stiamo ancora vivendo. Al suono della campanella entriamo in ordine, in questo periodo classe per classe, e ci richiamo nelle nostre aule. A destra potete vedere il corso A. E davanti all'ingresso potete vedere il corso B. Tutte le aule sono informatizzate da una LIM, un computer portatile e naturalmente una connessione a internet. Poi troviamo il lavatorio che utilizziamo per raccogliere i vari alberi studiati in classe. Ecco qui, il lavatorio di arte, in cui troviamo materiali per studiare varie tecniche pittoriche e plastiche. Che offre la possibilità di utilizzare diversi strumenti forniti dalla scuola. Poi troviamo il laboratorio di scienze, in cui troviamo tanti materiali per sperimentare. Il cavolo rosso è un ortaggio che crea un colorante viola e i materiali sono 2 bicchieri da laboratorio, una spruzzetta, un cucchiaio di colina, il succo di limone e il bicarbonato. Andiamo ad aggiungere il succo di limone dentro il bicchiere e crea un colorante rosa. Mentre per il bicarbonato andiamo ad aggiungerlo e creerà un colorante azzurro. Come possiamo vedere, qui abbiamo, cioè ogni parte ha la sua sostanza. Alcuni possiamo vedere che alcune galleggiano, alcune vanno a fondo e alcuni strati sono, allora, acqua è molto zucchero, acqua è colorante blu e uno strato d'olio. Poi andiamo a versare l'olio. Poi andiamo a mettere l'alcol, che l'alcol è più leggero dell'olio, quindi le bolle vanno a salire. Questa è una lampada al plasma. Il plasma è il quarto stadio della materia, perché non è né solido né liquido né gassoso, e si trova nei fulmini, nel fuoco e nel sole. Il corpo umano ha 206 ossa,
Le ossa sono rigide e flessibili per sostenere il corpo e resistere agli urti. I materiali che ho usato per fare l'esperimento sono due ossa pulite di pollo, una candela e un piccolo contenitore, un accendino e una bottiglia di aceto. Il procedimento che vi spiego, anche se lo volete fare a casa, è: immergo il primo osso nell'aceto e lo lascio dentro almeno 4 giorni. Questo osso che vi faccio vedere è rimasto dentro l'aceto un mese, infatti vi faccio vedere quanto è diventato flessibile. Che stando nell'aceto, ha mandato via sali minerali. Successivamente prendo una candela e la posiziono in un recipiente. Accendo la candela con un accendino e inizio a bruciare l'osso. L'ho bruciato soprattutto al centro, ma dopo un po' di tempo che stavo bruciando l'osso, appena l'ho appoggiato sul tavolo che mi dovevo asciugare le mani, si è rotto senza nessuna vibrazione e nessun colpo. Ovviamente bruciandolo è andata via l'osseina. È per quello che si è rotto così facilmente. Nel laboratorio di scienze, oltre a fare esperimenti, studieremo anche, per esempio, minerali, fossili, come queste due pietre, guarderemo al microscopio microbi e batteri, studieremo l'anatomia umana, per esempio come i polmoni, il cuore, e guarderemo delle conchiglie sottomarine. Siamo nell'aula multifunzionale che utilizziamo come biblioteca. Attraverso un corridoio troviamo la palestra, che è fornita da diversi attrezzi. Salut à tous, moi je suis Emma, j'ai 2 ans, elle est ma copine. Salut tout le monde, moi c'est Julie et j'ai 13 ans. Nous sommes en quatrième et dans notre collège, on apprend à parler de langue italienne, l'anglais et le français. On étudie aussi la culture francophone, par exemple, le monde, la cuisine, le sport, le plaisir, la mode, et puis ça concerne la France et sa région de même. Nous sommes sûrs que vous avez cette langue. In our English lessons we learn a lot of things. We learn the grammar and practice the speaking and pronunciation. Not only we practice with the book, but also with games, songs, videos and interactive activities. Have a look! David, what's the most important verb to tell? It's told. Good job. We can also prepare for the English certification in the afternoon. Leila Cat is very interesting. This gives us the possibility to learn more and be well prepared for high school. We are waiting for you. Durante il percorso scolastico venivano effettuate uscite didattiche inerenti alle attività svolte di volta in volta in classe. Sospese purtroppo lo scorso anno a causa del Covid-19. Speriamo che almeno nei mesi primaverili si possa tornare almeno a fare uscite all'aperto con grandate. Le lezioni iniziano le 8 e terminano alle 13, ma non sappiamo ancora se da settembre prossimo l'orario verrà variato. Sono previste attività alternative per chi non pratica lezioni di religione cattolica. E inoltre la scuola propone progetti come il consiglio comunale dei ragazzi, giochi matematici, il progetto solidarietà, lo sportello con una psicologa, l'intervento di esperti con le lingue inglesi. Introdotto quest'anno è anche un corso pomeridiano di certificazione CAT in lingua inglese. Speriamo che nei prossimi mesi si possa tornare anche a svolgere attività come informatica. Vi aspettiamo!